Ciao ragazzi, io sono Ricky e oggi siamo in un nuovissimo video. Oggi siamo su Dragon Ball Xenoverse 2 e oggi vorrei iniziare una nuova serie su Dragon Ball che vorrei chiamare una serie What If. Infatti io la chiamerò Dragon Ball What If. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate like per non perdervi i seguenti video di Dragon Ball What If. Ragazzi, mi raccomando, ci tengo. Allora, siamo nel caricamento di Xenoverse e oggi sarà la prima puntata di Dragon Ball What If e sarà molto 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 bella, perché ci sarà il ritorno di un personaggio molto molto misterioso. Quasi nella zona per iniziare la nostra storia. Allora, comunque vi volevo dire che voglio dire uno spoiler, raga. Arriviamo a 30 iscritti e farò uno speciale particolare su Fortnite. Mi raccomando, restate aggiornati. Allora, ragazzi, oggi ci sarà un vi faccio vedere una roba. Allora, qui Goku e Vegeta. Goku e Vegeta si stanno allenando sul pianeta dei Kaioshin, dove c'è Whis e il Lord Beerus. Praticamente si stanno allenando per sbloccare nuovi livelli. Solo che in Dragon Ball What If, solo che in Dragon Ball What If, ragazzi, un attimo che abbasso il volume. In Dragon Ball What If, ragazzi, i poteri di Dragon Ball non sono. Cioè, di questa serie, i poteri di Dragon Ball sono diversi, le trasformazioni, e praticamente saranno praticamente una roba mista tra Dragon Ball Super e Dragon Ball GT, perché le trasformazioni saranno quelle di GT e gli avvenimenti di Super, quindi sarà molto figo, raga. Come vedete, raga, qua. Come vedete qua Goku e Vegeta stanno lottando quasi alla pari, solo che Goku si dimostra sempre un pochino più forte di Vegeta, infatti sta mazzolando per bene il nostro principe dei Saiyan. Ragazzi, fino a quando Goku, non ve l'avevo detto, ma ha imparato una nuova tecnica, cioè quella dell'onda dell'aura potenziata, che permette di aumentare la propria aura, ragazzi. Solo che in questa serie il ki divino non c'è, ci sono le trasformazioni. Ad esempio, vi faccio uno spoiler: i Super Saiyan di quarto livello, che sarà la trasformazione finale, diciamo. Però sulla Terra, Gohan e Junior si allenano fino a quando non arriva un misterioso guerriero. Questo guerriero è Beerus-sama, non sto scherzando. Questo guerriero lo conoscono già, ed è niente po' di meno di Freezer, che è stato resuscitato insieme a altri nemici. Questa, ragazzi, sarà una specie di rinascita dei nemici vecchi, ad esempio, a parte il nostro congelatore preferito, c'è anche Cooler, Broly, Cell, Kid Buu e tante altre persone, raga. No, Gohan si accanisce da subito contro Freezer,
perché piccolo e ormai è troppo debole per affrontarlo. Perché Gon può trasformarsi in Super Saiyan di secondo livello. Ragazzi, se volete un altro video dove vi spiego i livelli di combattimento di questa serie, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti oppure lasciate like. Ragazzi, Gon inizia già a fare sul serio con il Super Saiyan. E Gon praticamente sta cercando di aumentare la propria aura, il proprio potere, per far sentire l'aura sua a Goku e Vegeta, che poi proveranno ad andare ad aiutarlo. Ragazzi, però Goku e Vegeta si stanno allenando ininterrottamente, fino a quando Freezer riesce a battere Gohan. Allora Goku vede che l'aura di suo figlio sta diminuendo e quindi decide di andare sulla Terra per vedere cosa succede. Allora vede che è ritornato Freezer, che si potenzia perché sa che è arrivato Goku. Arriva alla massima potenza della sua forma. Goku è riuscito a superare il Super Saiyan di terzo livello e è arrivato al Super Saiyan di quarto livello. Solo che Freezer ha aumentato di gran lunga la sua potenza, quindi Goku sarebbe forte quanto un Freezer massima potenza. Ragazzi, Goku si sta potenziando per combattere al massimo della potenza contro Freezer, però non vuole trasformarsi in Super Saiyan 3 perché consuma troppa energia e si trasforma in secondo livello, dimostrandosi comunque all'altezza di combattere, e sembra che Freezer e Goku siano alla pari. Ragazzi, Goku utilizza una Kamehameha teletrasportata per infliggere danni a Freezer. Goku sembra essere più forte di Freezer, però ad un certo punto Freezer decide di aumentare la propria forza al 100%, perché questa forma era una 100%, solo che era molto molto debole. È praticamente la forma che ho usato contro Goku. Solo che Freezer, il suo 100%, possiamo considerarlo la Golden Form. Ragazzi, la Golden Form. Non è vero. Allora, ragazzi, sto scherzando. Allora, la sua forma finale è la versione super cattiva che andrà a sfidare Goku, che ormai è sfinito. Solo che in Goku sta nascendo un nuovo potere e quindi Goku si trasforma in Goku Super Saiyan di quarto livello e sfiderà Freezer Dorato. Ragazzi, il video è finito, Dragon Ball What If è finito, il primo episodio, e quindi vi informo che Dragon Ball What If usciranno gli episodi ogni giorno alle 16, quindi restate aggiornati. Ragazzi, quindi ci vediamo domani per il prossimo video di Dragon Ball What If. Bella!